empatia del design. Questo è il tema della conversazione con i designer di You Have Design Workshop 2014, una serata speciale alla Fondazione Benetton di Treviso, inserita all'interno del programma Dimo Design Fashion at UAV, 3 giorni, dal 2 al 4 luglio, per celebrare la fine dell'anno accademico per i corsi di laurea in moda dello UAV che hanno sede nel capoluogo della marca e condividere esperienze e risultati con tutta la città. Ma la serata è soprattutto un'anteprima di Mo Design Made in UAV, manifestazione che si terrà nel prossimo ottobre, promossa dal corso di laurea in disegno industriale e multimedia. Ma cosa significa empatia del design? Ce lo spiega Virginio Briatore, filosofo del design e moderatore dell'incontro. Empatia vuol dire entrare dentro, no? En pathos, entrare nella sofferenza, nella passione generale con gli altri. Ma in realtà la parola empatia nasce fine 800, primi 900, proprio per spiegare il rapporto tra gli esseri umani e le forme dell'arte, no? E quindi come si entra e come si resta in rapporto, in risonanza ancora meglio, con un qualche cosa che ci piace. Perché è importante che l'empatia funzioni quando parliamo di architettura, di spazi, di interni e di oggetti? Perché noi, come ci hanno spiegato gli scienziati oggi e come sapevano già i saggi prima, non siamo soltanto il cervello, siamo anche il corpo. Quindi noi entriamo in relazione con gli spazi, con tutto il corpo, non solo con gli occhi, non solo con la mente, ma con tutta la nostra dimensione. Per cui se stiamo bene negli spazi, se stiamo bene con gli oggetti che ci circondano, è anche più facile stare bene dentro a noi stessi. Il buon design deve sapersi esprimere al meglio, quindi deve essere empatico e necessariamente dovrà esserlo sempre di più in una contemporaneità così veloce, multiforme e stratificata, piena di oggetti miniaturizzati, interfacce elettroniche, supporti immateriali, device tecnologici e infinite possibilità di personalizzazione. Noi entriamo in relazione con gli oggetti attraverso tutto il nostro corpo, no? In particolare qui in 3 dimensioni, la dimensione della mano, che è quella con cui noi prendiamo l'oggetto, lo possediamo, lo avviciniamo, lo capiamo, lo sentiamo, no? La dimensione quasi di possesso, quasi di accarezzamento anche. Poi c'è la dimensione del braccio. Quel braccio invece vuol dire che entriamo in relazione con entrambe le mani, no? Prendiamo una sedia, prendiamo un vaso, no? Prendiamo una valigia. Abbiamo già una relazione quasi di abbraccio, di avvolgimento e meno di possesso. Infine la terza, ultima relazione è quella in cui noi siamo immersi dentro agli oggetti, tipo un'automobile, un treno, no? Una cabina, anche solo una vasca da bagno. Lì il nostro corpo diventa più piccolo e l'oggetto quasi ci circonda, quasi l'oggetto che ci possiede. In tutte queste 3 dimensioni è importante essere consapevoli, no? E lasciare che il corpo, che ha la sua intelligenza, che ha il suo DNA, che ha il suo sapere, assieme al nostro cervello, entri in questa benedetta empatia di cui oggi tutto il mondo parla. Un nuovo modo di fare design, quindi, attento anche ai processi, agli usi alternativi, al fine vita o alla seconda vita dei prodotti, che sia in grado di comunicare queste qualità in maniera comprensibile, gradevole e non aggressiva, per far percepire ad un'utenza ampliata, con le sue diverse età, tutti gli esiti potenziali dei nuovi ambiti di progetto. Se il design non si sa esprimere, non può essere un progetto per pochi, non può essere un progetto ermetico, non può essere un progetto complicato, deve essere comunque, se ha risolto qualche complicazione, deve apparire semplice, deve apparire alla portata e alla comprensione di tutti. Capire i bisogni e le difficoltà dell'utente, anticipare le sue necessità, semplificare i modi d'uso, diventa così una delle fasi più importanti nell'ideazione di nuovi prodotti, dove sicurezza, funzionalità, efficienza performativa sono gli aspetti più qualificanti. A spiegare questi elementi fondamentali e a raccontare le loro esperienze di successo, 2 designer d'eccezione, Bruce Fifield e Renato Montagnier, entrambi impegnati nell'edizione 2014 di UAV Design Workshop. Lo scopo è stato quello di lavorare con gli studenti dei corsi di laurea in design su specifici temi progettuali in collaborazione con le aziende Crispy Sport e Automatismi Beninca, che hanno sostenuto 2 workshop molto particolari. Uno dedicato
alle calzature sportive e dello sport estremo, e un altro dedicato agli automatismi per i cancelli ed altre, diciamo, funzioni della casa e del lavoro, e per i quali abbiamo sia due sostenitori, due aziende, nell'ordine di come ho detto prima, l'azienda Crispi di Maser e l'azienda Beninca di Sandrigo, e queste due aziende ci hanno sostenuto per poter fare questa attività extra didattica e poter avere con noi due importanti designer. Molto interessanti le tre esperienze proposte da Bruce Fifield, designer americano ma milanese d'adozione. Sì, ha presentato praticamente la sedia Mimeo, che è una sedia appena presentata a NeoCon, dove ha ricevuto anche il premio, diciamo, argento per categoria Task, per suo, diciamo, design innovativa per quanto riguarda l'immagine, il comfort, eccetera. Poi il secondo progetto presentato era quello di Hamilton Medical, che è un respiratory ventilation device che viene utilizzato in ospedale nel reparto di cura intensivo, che aiuta le terapiste di, diciamo, le malate che subiscono o hanno qualche complessità, diciamo, sulla parte respiratoria. Particolarmente curiosa la vicenda legata al terzo progetto presentato per Atomic, storica azienda del mondo dello sci. Il progetto era uno di grafica, di semplice decorazione o, diciamo, di valorizzare quella che è l'immagine del sci stesso per valorizzare, diciamo, la percezione del consumatore. Però nel momento in cui abbiamo capito che loro spendevano anche ingenti somme di denaro nella sponsorizzazione dei sciatori professionali, abbiamo iniziato a capire che c'era un problema grosso, che noi non riuscivamo noi stessi a capire su quali sci sciavano quando guardavamo in televisione o lungo le piste, finché non arrivavano in fondo e facevano l'intervista e inquadravano per quell'attimo le sciatori con i sci, e così vedeva anche il marchio di quale prodotto utilizzavano. Ovviamente tutta quella parte di discesa era incognito, il brand, per cui abbiamo detto dobbiamo trovare un'immagine che era piena di valore, che erano associabile appunto a gareggiare e vincere, e poi abbiamo andato a pescare della Formula 1 questa bandiera a scacchi, che è proprio perfetto perché aveva questa immagine molto chiara, molto nitido, subito associabile con gareggiare e vincere, ma soprattutto anche della tecnologia associabile alla Formula 1, che è sempre una tecnologia molto avanzata. E poi connubio fra sci e tecnologia era perfetto. Renato Montagnier, designer veneziano, ha raccontato i segreti e retroscena di alcuni dei suoi più grandi successi con Dainese, Pirelli, Valextra e molti altri. In particolare il progetto di Dainese è stato molto stimolante durante la mia carriera, perché mi ha permesso di evolvere la capacità di architetto e di designer nell'affrontare nuovi materiali, quindi tutte le tute realizzate con le pelli, con le tecnologie, con il titanio e il carbonio, poi hanno costruito il mio bagaglio culturale che ho potuto poi utilizzare anche in altri settori. Diciamo che i lavori presentati oggi hanno come comune denominatore la capacità artigianale di evolversi al passo delle tecnologie. Tutti i lavori sono fondamentalmente legati alla capacità di riuscire a lavorare con dei materiali semplici, però alla luce delle nuove tecnologie creare delle nuove emozioni. Tutti sono basati sulla contaminazione tra tessuti, stampi e metodi di accoppiare nuovi materiali. Però alla fine si tratta sempre di un artigiano evoluto al passo con i tempi e che soprattutto in questo territorio ha delle possibilità di coinvolgere i giovani e creare un nuovo movimento creativo. Ed è proprio questo l'obiettivo della serata e del progetto Mo Design, promosso dalla Camera di Commercio e da Treviso Glocal, società che si occupa di internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale. Mo Design è un progetto che personalmente mi piace molto, perché tra l'altro è un'attività che faccio, ma comunque mi piace molto perché è un progetto, non perché gli altri siano inferiori, ma sono progetti molto importanti che abbiamo realizzato, ma perché comunque è il progetto che è più completo di tutti, no? Perché mette insieme
i giovani, la scuola, il saper fare delle imprese, promuovere le attività del territorio, la cultura manifatturiera che noi abbiamo in questa terra, che è una ricchezza, e quindi lo riteniamo un progetto importante. Lo sosteniamo perché ci crediamo, ma anche perché l'abbiamo ereditato. Ma crediamo che anche nella nuova programmazione che Treviso Glocal andrà comunque a proporre nei prossimi mesi per il 2015-2016, Mode Design e Cultura Design sarà una delle attività che maggiormente presteremo attenzione.